Buongiorno a tutti, oggi sono felicissima di essere in compagnia del collega Francesco Cocchi, che è un membro di Iusteam Rete di Avvocati, un amico, lo posso dire, Ma e un quale collega, e un collega ad USBEF di Firenze. E oggi parleremo di truffe bancarie online perché Francesco è, a mio avviso, un esperto del settore, anche perché ne ha trattate tantissime. Sicuramente quello delle truffe bancarie online, Francesco, sarai d'accordo con me, è uno degli argomenti più caldi in questo periodo perché siamo subissati da notizie di truffe perpetrate ai danni dei correntisti e poi questo è un pochettino il periodo, no? Più caldo, sia questo che quello delle festività, perché ovviamente l'utente è portato a controllare meno il conto online, no? Perché è preso a fare altre cose, fortunatamente, quindi i truffatori approfittano di questo periodo per perpetrare le loro truffe. Oggi parliamo poi di un caso molto particolare, che è quello degli attacchi Business Mail Compromise. Francesco, se ci spieghi un pochettino di che cosa si tratta, perché è una cosa abbastanza nuova, diciamo, che se ne parla poco. Buongiorno e ringrazio Silvia per la gentile presentazione. Con l'attacco Business Mail Compromise, l'hacker, proprio attraverso un messaggio mail apparentemente proveniente da un mittente attendibile, induce un soggetto target a compiere un pagamento in suo favore. Le tecniche, che si impiegano in questa modalità di attacco sono proprio, tecniche di phishing, con il quale appunto l'attaccante tenta di clonare e renderlo il più credibile possibile un messaggio mail o addirittura il suo allegato, come ad esempio potrebbe essere una fattura, rendendolo il più credibile possibile e modificandolo nella parte appunto dell'IBAN di corrispondenza, permettendo così un pagamento non all'originario beneficiario collegato al vero IBAN, ma anzi un pagamento in suo favore, perché la modifica interesserà proprio il codice univoco di pagamento, che non sarà quello del beneficiario vero, ma dell'hacker. Lo schema esecutivo di questo attacco ricomprende non solo tecniche di phishing, che sono quelle più classiche con le quali appunto si cerca di rendere il messaggio mail o l'allegato il più possibile attinente a quello originale di un ente come potrebbe essere una società, una banca o altri. Ma vicino a queste tecniche si registra oggi anche l'impiego di ulteriori tecniche altamente decettive, quali ad esempio la tecnica dello spoofing, che è in grado di camuffare, per esempio, nel caso che ci interessa, l'indirizzo mail del mittente, nascondendo la vera identità del mittente, permettendo così all'hacker di impersonificare un altro soggetto, appunto perché la mail apparirà proveniente da un ente attendibile. L'impiego di questa tecnica, cioè dello spoofing, rende altamente decettiva la truffa in oggetto, perché in particolar modo vedere che un indirizzo è riferito a un ente di nostra conoscenza, quale ad esempio la nostra banca o una società con cui intratteniamo rapporti di lavoro, ci farà abbassare la difesa sulla attenzione che noi metteremo a quel messaggio per poterne cogliere eventuali discrasie o incongruenze. Cioè lo spoofing, proprio perché ci farà sembrare questo messaggio in tutto e per tutto proveniente da un soggetto attendibile, non ci farà compiere quelle piccole verifiche che solitamente facciamo e che spesso possono consistere in una lettera dell'indirizzo email oppure in una, diciamo, costruzione grafica dell'allegato che magari ha qualche sbavatura laterale proprio perché è un clone di quello originale. E qui viene anche in gioco una nuova forma di hacking che si avvicina a quella più classica, che è proprio l'human hacking, cioè andare a colpire
il soggetto target non soltanto con tecniche di tipo latamente informatico, ma anche con tecniche di tipo psicologico volte a suggestionarlo o a tranquillizzarlo su di un messaggio. Ora, una variante di questa forma di truffa, cioè del business mail compromise, può essere anche il man in the mail. È una variante dove l'attaccante, anziché andare a clonare con tecniche di phishing o spoofing il messaggio o il testo, viola direttamente la casella di posta elettronica o di un soggetto mittente o di un soggetto ricevente il messaggio e se ne impossessa totalmente, scrutinando tutte le varie sessioni di contatto tra i vari indirizzi. Colta quella che appare più idonea per preparare questa forma di attacco, ecco che il l'hacker si inserirà in una, diciamo, in una comunicazione tra i due soggetti, alterando direttamente o il testo della mail o l'allegato, ovviamente sempre cambiando l'IBAN di riferimento che sarà il suo e non quello del soggetto mittente a cui il pagamento dovrebbe essere riferito. In questo caso, al contrario dello spoofing, non abbiamo una captazione di dati con alterazione del messaggio, ma abbiamo direttamente un hacker che viola direttamente la casella di posta elettronica e quindi manderà un vero e proprio messaggio mail originale alla vittima. E questo può avvenire o con il forzare la sicurezza della mail o con tecniche di phishing o altre di social engineering, carpendone le credenziali di accesso. Quindi questa seconda modalità è sicuramente anche quella più difficile da comprendere e magari da smascherare, perché se si frappone l'hacker, il truffatore, tra me e la persona reale che mi scrive, andando a modificare magari solamente l'IBAN, è pressoché impossibile che io me ne possa accorgere. E quindi mi confermi che quello che dicevamo all'inizio, che quindi queste truffe online stanno diventando sempre più complesse, no? Più i livelli di sicurezza si innalzano e più la complessità delle truffe, tant'è vero che ne abbiamo anche parlato qualche volta io e te di casi che senza magari l'intervento del tecnico informatico specializzato non avremmo nemmeno ben compreso come effettivamente e materialmente poteva essere possibile. Quindi in questo caso, quali sono secondo te le principali problematiche legate a questa tipologia di truffa? La principale problematica legata a questo tipo di attacco informatico, cioè del business mail compromise, è proprio il pagamento che viene effettuato purtroppo dalla vittima su di un IBAN che non è, come possiamo dire, congruente con il beneficiario che lei indica nell'operazione, e questo ha dato vita ad un notevole problema in termini anche di possibilità di ottenere il rimborso di questo erroneo pagamento, proprio perché la mancata corrispondenza tra codice IBAN e beneficiario diciamo che è disciplinata con attenzione dal decreto legislativo 11 del 2010, che riferisce che appunto disciplina il recepimento sul territorio nazionale delle direttive PSD e PSD2, e che all'articolo 24 sostanzialmente prevede un esonero di responsabilità per il prestatore di servizi, in quanto stabilisce che se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene correttamente eseguito sia per quanto concerne il beneficiario che il conto indicato nello stesso identificativo. Un testo che sostanzialmente viene confermato dall'articolo 8 della direttiva successiva alla PSD2 del 2015 e che di fatto comunque conferma totalmente il testo dell'articolo 74 della direttiva PSD, che è stata addirittura anche oggetto di una decisione della Corte di Giustizia Europea sull'interpretazione autentica di questa norma. In conclusione, quindi, l'IBAN è il fattore con cui è possibile individuare univocamente un conto di pagamento nel territorio europeo coerentemente con gli schemi SEPA di pagamento. Quindi ci sarà un assoluto rilievo e una predominanza del codice IBAN su qualunque altra informazione
che il cliente o l'utilizzatore di strumenti di pagamento aggiungerà a questo identificativo unico, e questo crea proprio un vero e proprio problema, perché la banca dovrà unicamente, per la corrispondenza corretta del pagamento, valutare l'IBAN inserito e non le altre informazioni. Io mi metto un attimino, no, nei panni non dell'avvocato ma della correntista. Quando faccio un bonifico io sono abituata a dover inserire obbligatoriamente il nominativo del destinatario. Questo mi induce a credere che debba esserci comunque una corrispondenza tra l'IBAN che inserisco e il nominativo del beneficiario, quindi il titolare di quel conto corrente. Invece, da quello che tu ci hai appena detto, in realtà non c'è da parte degli intermediari né in uscita, diciamo, del bonifico, né dell'intermediario che lo riceve, un obbligo di controllo. Me lo puoi confermare? Sì, e questo è stato anche oggetto di un lungo dibattito sia nella giurisprudenza dell'arbitro bancario che anche nella giurisprudenza di merito ordinaria, e addirittura un fattore scrutinato persino dalla Corte di Giustizia Europea. In massima sintesi, diciamo che si sono fronteggiati inizialmente due orientamenti all'interno dell'arbitro bancario, uno dei quali, diciamo, più favorevole al cliente, sosteneva che l'articolo 24 e la, diciamo, collegato esonero di responsabilità potesse riferirsi soltanto al prestatore di servizi di pagamento mittente e non anche a quello beneficiario. Ciò in ragione del fatto che il prestatore di servizi beneficiario del pagamento aveva tutte e due la disponibilità di tutti e due i fattori per poter, diciamo, verificare la corrispondenza e quindi la congruità dei dati del pagamento ordinato. Mentre invece altro orientamento, in vero un pochino più recente, ha sostanzialmente fugato ogni dubbio sul fatto che non vi sia per l'intermediario alcun obbligo di verifica di congruenza di tali dati, tanto per quello che sarà il prestatore di servizi beneficiario che per quello mittente. Quindi, ora, diciamo che si è fronteggiato questo duplice orientamento, però siamo giunti in qualche modo ad una giurisprudenza dell'ABF recente che dice che gli intermediari, in parole povere, non sono responsabili. Esatto, e a comporre proprio questo dibattito è intervenuto il Collegio di Coordinamento con un'importante decisione del 2017 che, interpretando l'articolo 24, conferma come l'IBAN, il codice identificativo unico, sia il fulcro del pagamento e sia l'unico elemento con cui si determinerà la correttezza della operazione e la sua conformità all'ordine eseguito dal cliente utilizzatore di tali servizi, e soprattutto non ci sarà alcun obbligo né per il prestatore di servizi di pagamento beneficiario né per quello mittente di verificare la corrispondenza dei dati relativi al bonifico. Questo perché? Perché se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione complessiva del benefico non saranno responsabili diciamo, dell'errato pagamento, proprio ai sensi dell'articolo 25 per quanto attiene la mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Questo pone un forte svantaggio per, purtroppo, la vittima che incorre in questa forma di truffa, in quanto sicura di una, diciamo, corrispondenza tra il beneficiario che lei inserisce e poi l'identificativo unico che lei vi abbina nel pagamento. Ora, la questione è stata anche affrontata nel 2019 da una decisione della Corte di Giustizia Europea, come dicevo, che ha confermato
in, diciamo, l'arrivo del Collegio di Coordinamento Arbitrale, affermando che l'articolo 74 della PSD, della direttiva PSD, deve essere interpretato nel senso che ove l'ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico dell'utente di servizi di fornito proprio dall'utilizzatore di strumenti di pagamento, qualora il beneficiario non corrisponda, la limitazione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento si applica tanto al prestatore del pagatore che a quello del beneficiario. Certo. In questo si arriva alla Corte europea con una rimessione da parte del Tribunale di Udine, che in vero nella propria relazione aveva dato correttamente conto del dibattito nato tanto nella giurisprudenza di merito quanto in quella della BF, ma possiamo dire che la decisione assunta dalla Corte europea appare molto in linea con quello che è il complessivo disegno SEPA, e cioè quello di garantire la velocità, la speditezza del trasferimento di fondi con una tutela non ex ante, quindi di corretto match dei dati e di corretto abbinamento e corrispondenza ex ante, ma ex post, con l'unico obbligo per i prestatori di servizio di pagamento che coinvolti, che qualora emergesse questa discrasia in termini purtroppo di truffa in cui il cliente è in corso, devono fare il quanto loro celermente possibile per recuperare le somme. Perfetto. Quindi diciamo che in conclusione, sicuramente se si è vittime di una truffa del genere, premesso che è sempre buona regola far verificare quello che è successo magari da un legale, da qualcuno di esperto che possa comunque andare a vedere se ci sono elementi ulteriori di criticità, possiamo dire che è uno dei casi specifici in cui è meglio prevenire piuttosto che curare, perché curare diventa difficile. Quindi in conclusione, poi ci salutiamo, qualche consiglio che possiamo dare ai correntisti, agli utenti, per evitare di imbattersi in una truffa del genere? Sono d'accordo con te che la cosa migliore sarebbe prevenire con una tutela ex ante, che possiamo indicare ovviamente in una attenzione per gli utenti a eventuali discrasie anche minime nell'indirizzo mail da cui riceviamo dei messaggi che ci possono o insospettire o che comunque chiedono un pagamento anche di un fornitore o di un ente per noi storicizzato. Quando dico di prestare attenzione, dico di leggere con attenzione l'indirizzo mail, perché qualche volta c'è anche una sola lettera in più rispetto a quello originario. Successivamente consiglio sempre di valutare con attenzione negli allegati possibili alterazioni grafiche e ancora rafforzare la sicurezza delle password delle nostre email, delle nostre PEC, e infine controllare, ove abbiamo anche un minimo sospetto, la corrispondenza dell'IBAN rispetto a un soggetto con cui stiamo interagendo, anche se da noi storicizzato. Qualora si sia in corso purtroppo in una business mail compromise, consiglio ovviamente di proporre una rapidissima denuncia alle autorità di polizia postale e una immediata comunicazione alla nostra banca affinché possa porre in essere tutti quei correttivi volti al tentativo di recupero delle somme. Una cosa molto importante è che dobbiamo ricordare è che l'esonero di responsabilità di cui abbiamo parlato per i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un'operazione di bonifico, anche errata, diciamo, vale solo e soltanto per il territorio europeo, e quindi una delle cose molto importanti da verificare se siamo davanti per esempio a un bonifico errato ma transfrontaliero, e quindi per esempio fuori dal territorio della Unione Europea. Questo farebbe sì, come più volte ha detto l'arbitro bancario, di non rendere inoperabile la esenzione di responsabilità di cui abbiamo parlato. Infine, un ultimo consiglio che mi sento di dare, ovviamente dopo che sono state valutate tutti gli elementi di fatto e di diritto dell'operazione fraudolenta da un soggetto competente,
è quello di acquisire comunque tutti i log dell'operazione e tutta la documentazione relativa al bonifico sia in uscita che in entrata, affinché possano essere correttamente valutati dei fattori di allerta che lo stesso sistema di sicurezza della banca può in ipotesi avere, diciamo, lanciato o indicato ai prestatori di servizi di pagamento, perché dobbiamo sempre e comunque ricordare che la diligenza a cui è tenuta l'istituto di credito nella prestazione di servizi di pagamento è quella dell'accorto banchiere, che va sotto il secondo comma dell'articolo 1176, quindi una diligenza molto più elevata e collegata direttamente all'importanza dei servizi prestati in favore del cliente. Ovvio, poi come dicevi tu, anche se magari non dovessimo riuscire, come la giurisprudenza sembra suggerirci, a prendercela con la banca, andare comunque ad ottenere tutti i dati possibili, informazioni possibili, ci può sempre servire per comunque agire penalmente nei confronti del truffatore. Francesco, come sempre bravissimo, io ti ringrazio tanto e saluto tutti e invito tutti i nostri ascoltatori, se così possiamo dire, a continuare a seguirci sui canali di Justim, Rete di Avvocati. Grazie a tutti, grazie Francesco. Buona giornata. Ciao.